Ciao ragazzi, siamo in laboratorio con il Bosco di Cipressi, sto facendo un piccolo punto della situazione per quanto riguarda poi la pulizia che andrò a fare a breve per liberare un pochettino la vegetazione interna dei palchi, perché deve entrare un pochettino di luce. Pianta super piena. Già che ci siamo, rispondiamo alle domande per quanto riguarda la coltivazione, perché c'è ancora un sacco di confusione tra bonsai e pre-bonsai, gli amadori, piante bonsai da seme, ok? In questo caso abbiamo un bonsai da seme. Ovviamente non ci sono differenze stratosferiche, ok? C'è una strada da prendere, una linea, che vi porta poi a un risultato, ok? E se la strada funziona, ok? Se invece non funziona, quello che fate magari in un anno, magari ce ne mettete 3 o 4, ok? Oppure, che ne so, in 2 anni ce ne mettete 4, 5. Problema qual è, ragazzi? Soprattutto sui social c'è un sacco di confusione per quanto riguarda il bonsai, semplicemente perché nessuno ce l'ha, ok? Cioè, nessuno veramente ha un bonsai finito, in vaso, che sta lì da 20 anni, quindi pianta come quelle che si vedono in Giappone. Cioè, bonsai veri, cioè bonsai con due coglioni così sotto, no? Tutti alla fine hanno il pre-bonsai, solo in pochi hanno piante da collezione, piante da mostra. Ed effettivamente la strada è totalmente diversa, ok? Quindi se abbiamo una pianta che è super strafinita, super in rifinitura, è super vecchia, a quel punto sicuramente possiamo prendere una strada differente per far vegetare magari meno la pianta, per tenerla un po' lì, che per carità per me è sempre una grandissima cazzata, ok? Perché secondo me è buona cosa tenere il materiale super attivo in modo che non si ammali. Poi se spara molto, ragazzi, esistono queste, ok? È un attimo mettere mano, un attimo tagliare. Quindi non capisco neanche perché la gente deve fare tutte queste schede di coltivazione. Un albero è un cazzo di albero, ok? Quindi non è vero che una pianta si coltiva così e l'altra invece è totalmente differente. Allora, la differenza qual è, ragazzi? Le tempistiche di manutenzione e le strategie che possiamo utilizzare. Ovviamente una pianta del genere non possiamo fare una defogliazione, cioè non possiamo togliere tutto il verde sopra, che è un'operazione che magari possiamo fare su un acero tridente verso fine maggio, giugno, quello che è. Quindi la differenza è semplicemente quella. Quello che c'è dietro, ovvero la coltivazione vera e propria, ragazzi, a bomba! Cioè, non è che questa qui beve di meno, l'altra beve di più, l'altra non beve, l'altra invece vuole Kinder Feta al latte, l'altra... Cioè, che cazzo vuol dire? Acqua. Quando il substrato si presenta asciutto in superficie, in tutte le piante, luce, più ce n'è meglio è, ok? Punto. Cioè, bisogna sfatare sta cosa, non è che una pianta bisogna tenerla all'ombra e un'altra sotto il sole. Ovviamente ci sono piante che sono più veloci a buttare fuori acqua, ok? Quindi lì facciamo di massimo una annaffiatura in più e siamo a posto, no? Oppure sì, a quel punto se non possiamo annaffiare una volta in più al giorno, magari teniamo una posizione più ombreggiata. Però non è che in automatico se io ho un olmo lo devo tenere all'ombra perché sennò muore. O in automatico non è che questa qui è la pianta che piace la luce, devo tenerla per forza sotto il sole tutto il giorno. È una cosa che non esiste. Questa sta bene al sole, sta bene all'ombra. Piante, ragazzi, si adattano, ok? La differenza qual è? Quando mettete mano, ovvero se fate le cose bene o se fate le stronzate, ok? Perché se fate le cose bene... Via, 1, 2, 3, 4 anni, se concimate a bomba vengono fuori delle cose, ragazzi. Questo è da seme, ce l'ho, 7-8 anni. Ragazzi, ma è impensabile, è veramente impensabile. Ed è anche per questo che poi costano tanto, ok? Perché dietro c'è anche un lavoro di chi sa fare poi il lavoro, ok? Perché ovviamente non è per tutti, ok? Molte persone pensano di star facendo bonsai, non hanno visione. Non sanno impostare le piante, non le sanno veramente migliorare, ok? Una cosa fondamentale, adesso che è autunno, inverno, preparate il terreno. Ho creato Krypton apposta, questo serve per migliorare la qualità del terreno, per prepararlo alle concimazioni poi primaverile. Quindi adesso lo usiamo per migliorare la concimazione autunnale. È usata anche a DNA, ok? Quindi Krypton più DNA più il concime, ragazzi, diventa un qualcosa di... quadrato, ok, perfetto. Un'altra cosa per chiudere, per favore, fatemela dire.
La Kadama, ragazzi, schiantata la costa rottura di coglioni perché è medioevo. Non la uso da 2 anni, quasi 3. Ho deciso di non venderla più. Per carità, io posso venderla, la compro, come la compro, la vendo, guadagno dei soldi, non c'è nessun problema. Ho deciso di non venderla perché voglio che le persone coltivino le piante al 100% del loro potenziale, ok? Quindi substrato specifico. Problema, ragazzi, lo dico da una vita, che la Kadama con le gelate, col freddo, col caldo, a un certo punto si impacca, ok? Si impappola e ogni anno, ogni 2 anni tocca fare un rinvaso, ok? In più non ha le stesse caratteristiche di un substrato fatto apposta, quindi pianta autoctona, ragazzi, substrato autoctono, fine, è il 100% di quello che dovete fare. Io non so più come dirlo. Io quando vado in giro per strada e vedo gli alberi, non ne vedo uno in Akadama, ok? Non ne vedo uno, zero. Tra parentesi, Akadama significa argilla. Fine, non è che sia. È argilla cotta, fatta in grani. È argilla, punto, ok? Quindi le piante non hanno bisogno di Akadama, primo. Non l'hanno mai chiesta, secondo. Se la usate, dopo dovete ragionarci anche sopra, ok? E tra l'altro, secondo me, asciuga anche troppo in fretta a confronto a un substrato specifico. Quindi attenzione, se usate Akadama con gli olmi, con gli aceri, soprattutto con i palmati, ok? Secondo me andate incontro a problemi, se non siete attenti. Sfagno sopra. Cercate di non farvi infinocchiare, perché la strada è quella del pre-bonsai, della costruzione, dello sviluppo e ovviamente poi del lavoro che va fatto dietro. Che non è magia, ragazzi, è semplicemente sapere quello che si sta facendo. Questo, ragazzi, è un risultato che si ottiene, meno male, in 4-5 anni da zero, secondo me, ok? Se ci mettete 20 anni, vuol dire che andate avanti e tornate indietro, sempre così, tac e tac. Quindi a bomba, sempre dritti verso l'obiettivo, ok? Ciao, ragazzi, mi raccomando, fate le cose che dovete fare, usate materiale di qualità, spendete 5 euro in più, smettetela e andate veramente all in. All in vuol dire a bomba, ok? Senza problemi. Ciao a tutti, ragazzi.